Ben ritrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con TRM Live Special, oggi venerdì 12 di aprile 2024, saluto subito il mio compagno di viaggio, di puntata, come sempre Giovanni Scandiffio, buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Ed iniziamo subito raccontando quanto accaduto ieri, ovviamente attenzione sulla politica in Puglia con l'uscita dei 5 Stelle dalla maggioranza a sostegno della Presidente pugliese Michele Emiliano. Giuseppe Conte ha incontrato il governatore nella sede della Presidenza della Regione Puglia per proporre un patto per la legalità e la buona amministrazione. Guardiamo il servizio. Misure che riguardano il rispetto del codice di autoregolamentazione adottato dalla Commissione parlamentare antimafia e una maggiore trasparenza per candidature e fase elettorale. Misure relative allo svolgimento del mandato da parte degli eletti, ai contratti pubblici e alle nomine e designazioni. Istituzione di un assessorato alla legalità e di un organo ispettivo per la legalità funzionalmente dipendente dal nuovo assessorato che agirà in coordinamento con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sono i punti principali della proposta che il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha portato nella sede della Presidenza della Regione Puglia al Presidente Michele Emiliano. Un patto quindi per la legalità e la buona amministrazione, dopo l'annuncio dello stesso Conte dell'uscita del Movimento dalla maggioranza a sostegno del Governatore, a seguito dell'ultima bufera giudiziaria che si è abbattuta sul Governo pugliese per l'arresto dell'ex assessore regionale Alfonso Pisicchio e di suo fratello Enzo. Una prima parte dell'incontro ha coinvolto i consiglieri regionali, mentre nella seconda parte c'è stato un confronto a due tra Giuseppe Conte e Michele Emiliano. Al termine Conte non ha rilasciato dichiarazioni, mentre Emiliano si è detto più sereno. Un incontro sicuramente molto positivo, ne esco ovviamente più sereno. Il protocollo è scritto in premessa e vincolante per il rafforzamento dei presidi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa e di farne un elemento qualificante dell'azione politica di tutte le forze politiche e civili. L'obiettivo prioritario è quello di promuovere pratiche virtuose che consentano il recupero della fiducia nella politica dei cittadini e la più ampia partecipazione democratica, nonché forme di controllo e vigilanza, è scritto sempre nel protocollo sul concreto operato degli organi di governo e degli amministratori della cosa pubblica. E guardiamo le reazioni dopo il Movimento 5 Stelle che ha annunciato ieri l'uscita dalla maggioranza regionale. Quali sono state? Rinunciamo ai ruoli di governo, lasciamo i nostri posti in giunta, rimettiamo tutte le deleghe, comprese anche le deleghe che abbiamo nel Consiglio della Vicepresidenza. L'uscita del Movimento 5 Stelle dalla giunta regionale pugliese scuote la politica locale, rendendo risicati i numeri della maggioranza e si ripercuote a livello nazionale sulle dinamiche all'interno del campo largo. La decisione annunciata dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte fa seguito alle inchieste giudiziarie che hanno portato all'arresto di esponenti politici e non solo vicini al centro-sinistra. Fuori dal perimetro della maggioranza, dice Conte, ma al lavoro per realizzare un protocollo e un nuovo patto di legalità che sarà valido anche a livello nazionale. Subito dopo la conferenza stampa, Conte ha raggiunto Emiliano nella sede della Presidenza per presentargli il documento. In conferenza stampa manca Antonella Laricchia, candidata alla Presidenza nel 2020 con il Movimento 5 Stelle, mai entrata in maggioranza rifiutando l'accordo con il PD. Ma è evidente che i materiali sin qui acquisiti della cronaca giudiziaria ci confermano quello che è un po' purtroppo nell'aria in tanti territori, cioè oggi ormai si sta estendendo una zona grigia, l'area della cattiva politica. L'opposizione di centrodestra intanto insorge e paragona le inchieste giudiziarie a schiaffoni dati a tutto il centro-sinistra con la guida Emiliano, scrivono in una nota Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia Domani, ma aggiungono con la complicità di Antonio De Caro, perché il sistema si regge se tutti sono complici. Politicamente e moralmente, concludono, sono responsabili del mercato delle vacche e del voto di scambio che hanno messo in atto attraverso politici scelti e premiati da loro. Dal punto di vista dei comportamenti, dice invece il leader nazionale di Azione Carlo Calenda, c'è una valutazione politica. Il problema al sud non è confinato in Puglia, ma è ovunque.
E allora, adesso andiamo a sfogliare un po' i giornali che ne parlano ovviamente perché c'è il riverbero sul nazionale. Ieri sera tra l'altro Michele Emiliano è stato ospite di Bruno Vespa, sì. Quindi è una questione nazionale. Tra l'altro simili cose stanno succedendo in Piemonte, qualcosina anche in Sicilia. Voglio dire, è una situazione abbastanza in ebollizione per quel che riguarda tutto ciò, anche se va detto non è che sia proprio una grande novità, cioè voglio dire tutti coloro che cadono dalle nuvole e dicono, come diceva Zalone, cado dalle nubi e dicono il voto di scambio, voglio dire è una cosa nella quale, con la quale ci siamo confrontati molto spesso nel corso di questi anni e quindi tutta questa grande meraviglia non la riesco a comprendere, però va detto che non è permissibile, sia chiaro, non confondiamo le due cose, il fatto che io non comprenda l'incredulità e lo stupore di alcuni va bene, però il fatto è che non deve essere permesso per nessun motivo e che deve essere perseguito, sono perfettamente d'accordo, in termini di legge, intanto sono ancora delle ipotesi di reato come sappiamo tutti, vedremo poi se sarà proprio così, ma andiamo intanto a vedere cosa sta succedendo. Lo iniziamo a fare con i giornali nazionali perché ormai hanno un'apertura fissa, obbligata, direttamente sulla Puglia o sul PD. Per la verità sia Repubblica che il Corriere della Sera l'apertura è quasi analoga, cioè le parole lo strappo di Conte sono identiche, vedete lo strappo di Conte. Lo strappo di Conte cambia solamente la prima parola PD da questa parte, Puglia da quest'altra, quindi l'argomento è quello, i 5 Stelle dicono bisogna fare pulizia, l'ira di Schlein, massimo rigore, diffamazione, maggioranza divisa sul carcere per i cronisti, ma questo è un altro tipo di affermazioni. Il Movimento 5 Stelle lascia la giunta Emiliano, la GIP e gli arresti, allarme sociale e mercimonio e quindi uno scambio a titolo oneroso, quindi di denaro letteralmente, sempre e comunque. Andiamo a vedere poi cosa abbiamo, eccolo qui, Puglia, il movimento rompe, via dalla giunta, ora pulizia, il leader del Movimento 5 Stelle a Bari, patto per la legalità con la regione, il governatore al bivio, azzerare o proseguire, e la giunta praticamente è l'organo esecutivo e il governo, come per quel che riguarda le regioni, ed era fino a ieri era composta dal presidente Emiliano in Puglia e da 9 assessori, in cui la tra le quali anche Rosa Barone, che era assessora al welfare e disabilità. Insomma, parte l'inchiesta sul voto di scambio, si indaga, stop alle primarie, questo l'abbiamo visto, sono le tappe, no? Voto di scambio, parte l'inchiesta, stop alle primarie, il caso degli assessori, le tensioni tra i partiti. E poi ancora l'ira di Schlein con Emiliano, Conte non dà la linea, ora cambiare, lui non posso rimetterci solo io, la segretaria decide l'espulsione degli indagati, tolleranza zero, ma c'è anche questo problema accessorio che si è venuto a creare rispetto al tutto, vale a dire la Forgia in campo da candidato ma anche da avvocato, ha difeso 3 imprenditori nell'indagine che ha toccato il comune, ora il passo indietro da legale di Pisicchio perché era già prima della situazione di quello che si è venuto a creare tra avantiere e ieri il legale dell'uomo d'affari e anche uomo politico. La resistenza, intanto va detto che su questo c'è il legame che rivendica in particolare Emiliano, la resistenza del governatore che rivendica un buon rapporto con i 5 Stelle e poi la leader con i suoi. Trasformismo, parla chi ha fatto il governo con la Lega e poi il mercimonio, lo scambio, imprese politiche e lo scambio, il mercimonio e i soldi nei sacchi della spazzatura, ovviamente non per buttarli nell'indifferenziato. Nelle carte dei magistrati la ricostruzione del triangolo tra aziende, tecnici e amministratori. E poi ancora
I Pisicchio, perché sono ambedui, due dei fratelli Pisicchio sono stati raggiunti dal provvedimento di custodia cautelare, assunzioni come gelati, così parlavano i Pisicchio. Nelle carte i dialoghi fra i due fratelli dell'ex deputato dell'Unione Europea, il terzo fratello, appunto, che li difende e dice: sono certo della loro onestà. Questo ancora il Corriere Nazionale, attenzione. Andiamo a vedere Repubblica Nazionale, PD, lo strappo di Conte, politica e questione morale. Dopo gli ultimi arresti, il Movimento 5 Stelle esce dalla giunta regionale pugliese, lasciamo tutte le deleghe a Bari, sosteniamo la Forgia, l'irritazione di Elly Schlein contro Emiliano. Ora basta, ci vuole un cambio netto, inchiesta sulla nuova Tangentopoli. Andiamo a vedere poi all'interno, in Puglia, Movimento 5 Stelle fuori dalla giunta, Conte dice: facciamo tabula rasa, l'ex premier ritira l'assessore dalla squadra di Emiliano. E poi ancora AVS chiede un reset tra i Dem, critiche ai 5 Stelle, non siamo subalterni. E poi c'è l'intervista al deputato Dem Orlando, già ministro del lavoro, ora una stagione nuova, il trasformismo è tema trasversale. Abbiamo partiti deboli, incapaci di fare una selezione della classe dirigente, un'intervista di Giovanna Vitale, e prendere decisioni, cacciare il governatore, no a capri espiatori, ma dico stop ai trasformismi. Oddio, insomma, tutto fa pensare a epoche lontane, anche il famoso trasformismo giolittiano non è una novità, ne abbiamo sentito parlare tutti quanti, qualcuno l'ha anche studiato, è capitato, insomma, no? L'ira di Schlein, fate pulizia. Nel PD cresce la voglia di commissariare il partito. Perché ve lo citavo quel tipo di trasformismo? Perché sostanzialmente è qualcosa che accompagna dal 1861 a oggi la nazione italiana. Nel PD intanto cresce la voglia di commissariare il partito, la strategia di Conte per lucrare consensi sulla questione morale, telefonata di fuoco tra il leader Dem e il governatore, e dice: ci ho messo la faccia. E poi ancora, quei mariuoli di troppo alla corte dell'ex sceriffo, così il sistema emiliano sta affondando la Puglia. Ed è un articolo di Giuliano Foschini. La crisi di legalità riparte da dove tutto era cominciato, il contante. C'è la presunzione di innocenza, ma per capire basta anche la statistica. Mentre l'intervista all'ex parlamentare europeo Pisicchio, fratello dei due con i provvedimenti cautelari, una Tangentopoli bonsai, i miei fratelli ne usciranno a testa alta. Ho scritto io il codice etico di Montecitorio nel 2016, da 6 anni sono fuori dalla politica, ora la osservo con disgusto. E vediamo ancora, perché mica è un argomento continuo e costante. La Gazzetta, Conte commissari Emiliano. Il leader 5 Stelle ritira la delegazione nella giunta regionale, ma chiede un assessorato alla legalità. Terremoto nel PD, saltano Caracciolo e Mazzarano. Schlein lancia l'ultimatum al governatore. Andiamo a vedere all'interno il caso Bari, siamo sulla Gazzetta. Conte, ora i 5 Stelle fuori dai ruoli regionali, l'ex premier vede Emiliano. Qui c'è troppo marciume e blinda la Forgia per Bari. Personalità stimabilissima, la definisce Conte stesso, mentre è stato fatto l'invito alle altre forze politiche perché sostengano il penalista, insomma. E poi ancora la tempesta sulla regione, giunta decimata e crisi Dem. Schlein, basta, netto cambio di fase, il PD chiede la verifica, il capogruppo lascia. Il governatore che dice: Pisicchio l'ho cacciato io, ma la decisione ha fatto anticipare l'arresto, insomma. Come sapete, tutto questo potrebbe. Ci sono state anche delle fughe di notizie, quello che adombrava ieri la Gazzetta del Mezzogiorno. E poi
Parenti e amici diventano voti, tutte le assunzioni di Pisicchio, il sistema dell'ex assessore arrestato, posti di lavoro in cambi di appalti e poi tutto questo mentre ci sono, dice l'avvocato La Forgia, che è candidato ma che è anche il difensore di Pisicchio e che rinuncia al mandato per evitare le polemiche, il diritto di difesa degli indagati non è incompatibile con il mio impegno politico, però in qualunque caso lui penso ritenga opportuno proprio evitare di essere così impegnato in questa fase della difesa dei Pisicchio. Poi ancora così, e qui viene fuori anche un po' di racconto, così un broker di Monopoli ha inguaiato i due fratelli, fideiussioni false, un dipendente regionale tentò di depistare le indagini, la procura vuole le polizze, gli do quelle del 1980. Vabbè. E poi le mani dei Pisicchio sul Comune, ancora un'altra pagina, devo dire che la Gazzetta sta approfondendo molto il tema, l'accusa, appalto truccato per l'imprenditore amico e c'è l'ombra dell''ndrangheta, Ventola con la T, il nuovo patto Conte-Emiliano, l'ex premier doveva chiedere le dimissioni, il capogruppo di Fratelli d'Italia, il governatore Maradona della legalità, ma se qui succede di tutto, insomma, è un discorso che poi si riverbera sulle edizioni regionali, parleremo solo di questo se andiamo avanti così, Francesco, ma intanto è giusto farlo. Conte rompe, nel senso di rottura, di proprio frantumazione, Conte rompe, Emiliano più solo, Giunta, il governatore pronto al rimpasto, sullo sfondo resta l'ipotesi azzeramento e questo è il Corriere del Mezzogiorno, all'interno azzeramento oppure altre due assessore, Emiliano pensa alla nuova giunta, regione lo strappo del Movimento 5 Stelle, da Roma il PD chiede le carte dei tre consiglieri indagati e poi si difende il presidente, in particolare il presidente posti e incarichi per il consenso, De Caro e il governatore Lascino, il presidente si difende sull'ex commissario dell'agenzia Arti, Alfonso Pisicchio, tra appalti, regali e favori, questi non portano voti, io devo essere eletto. E Bari, poi ci avviciniamo alla chiusura, Repubblica Bari, Emiliano è appeso a un solo voto, la regione adesso rischia la crisi, la maggioranza della regione dipende dall'ex assessora indagata, l'uscita dei 5 Stelle manda in tilt il sistema, Emiliano a rischio crisi, il voto di Mauro Di Noia può essere determinante, dopo il dietro front di Conte il sostegno potrebbe ridursi a 26 consiglieri su 51, linea dura PD contro l'ex assessora Mazzarano e il capogruppo dimissionario Caracciolo. E su questo va detto che il comunale subito il terzo nome oppure il centro-sinistra procede diviso, è quello che sta venendo fuori nelle ultime ore rispetto alla candidatura del centro-sinistra. E poi La Ricchia, non la dimentichiamo, la consigliera regionale di 5 Stelle dice Conte ha fatto la scelta giusta, la Antonella La Ricchia l'aveva detto già 3 anni fa, l'ho sempre detto, sono passati 3 anni. E continua poi ovviamente l'approfondimento su appalti e assunzioni nel sistema Pisicchio, metti quelli che dico, questi non hanno i voti, affermazioni di evidentemente riportate dalle intercettazioni. Grazie Giovanni per questa ampia panoramica dai giornali, l'abbiamo fatta anche tramite i servizi realizzati dalla redazione di Bari e proprio con Saverio Carlucci della redazione di Bari ci colleghiamo, che intanto saluto. Buongiorno, ben trovato Saverio. Buongiorno Francesco, buongiorno anche a Giovanni e chiaramente a tutti buongiorno. I nostri telespettatori. Ecco, allora Conte annuncia l'uscita dalla maggioranza regionale, quindi con una conferenza stampa ieri, con un incontro nel pomeriggio, in realtà ci sono stati 2 incontri, se non vado errato, di Conte, del leader del Movimento 5 Stelle, e poi annuncia questo patto per la legalità. Ecco, che significato ha questo patto per la legalità in questa situazione in cui sono state prese già delle decisioni abbastanza perentorie? Saverio. Beh,
Bene, le decisioni prese sono state differenti e i risvolti che ci sono stati dopo la giornata di ieri sono stati numerosi, tra l'altro anche in continua evoluzione. Conte, dopo la conferenza stampa, come giustamente ricordavi, abbiamo letto anche dai giornali, si è presentato negli uffici di Emiliano in presidenza sul lungomare di Bari con un documento che per garbo istituzionale, ha detto lo stesso Conte durante la conferenza stampa, ha voluto sottoporre subito al presidente della regione Michele Emiliano. Questo documento di fatto può essere letto in diversi modi, uno dei quali è la risposta che il Movimento 5 Stelle sta cercando di dare per tentare di riaffermare quelle che erano le connotazioni con cui all'inizio si è presentato il Movimento 5 Stelle. E quindi Conte dice: noi ora usciamo dalla maggioranza in regione perché non ci sono più i presupposti affinché il movimento rimanga, ma tentiamo di aprire una nuova collaborazione presentando delle nuove regole rappresentate al punto da questo nuovo patto, da questo nuovo accordo che andrebbe a riguardare non solo chi fa politica attivamente, ma anche coloro che gravitano attorno allo staff e comunque a tutte le figure che rientrano nell'ambito politico. È un documento che servirebbe, come dicevo, appunto per tentare una riconciliazione, ma che non varrebbe soltanto a livello locale. Qui probabilmente la eco mediatica che poi si è scatenata a seguito della conferenza, perché dalla Puglia, da quello che ora stanno chiamando il caso Bari, ma non solo, il Movimento 5 Stelle ha provato ad affermare il suo peso nella dialettica con il Partito Democratico e nella composizione del cosiddetto campo largo. Ma ora che accade? Accade che la maggioranza, insieme al Consiglio regionale pugliese, si assottiglia e si è assottigliata tantissimo, perché con la fuoriuscita dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, a questo punto la maggioranza di Emiliano si riduce a 27 voti, considerando il voto dello stesso Emiliano, con tutte le questioni aperte all'interno del Partito Democratico, perché lo avete già annunciato in precedenza. Dalla stessa segreteria nazionale del partito, la stessa Elly Schlein, ha chiesto un cambio di rotta netto e ha chiesto appunto che venga fatta chiarezza e che vengano messi da parte coloro che in questo momento non sono interamente nella sfera della legalità. Dico in questo momento perché è giusto sottolineare il fatto che molte delle questioni che hanno aperto e hanno spaccato il fronte politico sono questioni giudiziarie che si trovano in fase di indagini preliminari. Quindi è un discorso che parte ora, ma condanne in questo momento non ce ne sono. E certo, è un discorso assolutamente che noi prendiamo con il garantismo che è dovuto in questo momento. Michele Emiliano, come reagisce a questa situazione? Ieri è stato ospite anche da Bruno Vespa. Beh, Michele Emiliano si è teletrasportato da Bruno Vespa nelle scorse ore perché chiaramente ha avuto bisogno di spiegare la sua posizione. Dopo l'incontro con l'ex presidente del Consiglio Conte, in una battuta che sono riusciti i colleghi a strapparli proprio mentre andava via in auto, ha detto che dopo aver discusso con Conte si è sentito più tranquillo. Frasi di circostanza o meno, questo non lo sappiamo, anche perché, come anticipavo in precedenza, ora la situazione per la sua maggioranza è davvero complessa e bisognerà capire con le prossime riunioni del Consiglio regionale come si potrà evolvere. Le ipotesi a questo punto sono differenti: c'è chi ha parlato della possibilità di un azzeramento della giunta, chi della possibilità di creare una nuova figura, un nuovo assessorato a tutela dei principi della legalità fino a fine mandato. Ormai siamo tra l'altro quasi in dirittura d'arrivo perché presto si andrà a votare anche per le regionali in Puglia. E quindi è difficile leggere le parole di Emiliano pronunciate subito dopo la conferenza stampa di ieri. Dicevo, lui si è detto tranquillo, poi però subito dopo è andato da Bruno Vespa per affermare che il suo impegno nel contrasto alla criminalità è sempre stato forte ed è stato anche la chiave vincente della sua popolarità.
E a questo punto però bisognerà capire e comprendere quali saranno le prossime mosse, se riuscirà a ricostruire la coesione all'interno della maggioranza, ma questo lo vedremo nelle prossime settimane, o se invece l'ipotesi di un azzeramento, della giunta e quindi del governo regionale potrà essere concreto. Bisognerà capire come intendono la svolta chiesta da moltissimi fronti. Giovanni. Valerio, buongiorno. Una domanda Buongiorno di nuovo. velocissima. Il terzo nome esisterà, ci sarà, verrà fuori un terzo nome capace di aggregare o riaggregare PD e Movimento 5 Stelle, oppure si corre sparpagliati, come si suol dire? Ci stiamo spostando ora sul perimetro delle consultazioni comunali e questa è la domanda che si pongono tutti. Il terzo nome sinceramente è difficile capire se si individuerà un nome che possa mettere d'accordo le due principali controparti, ossia quella che finora ha sostenuto Michele Laforgia, quindi 5 Stelle, la cosiddetta convenzione, e poi il campo Dem. La ricerca di questo terzo nome si è fatta pressante negli ultimi giorni, dopo la rottura che c'è stata a seguito dell'annullamento delle primarie, o meglio che ha portato all'annullamento delle primarie, però c'è un dato da sottolineare, che un nome di sintesi è stato cercato dall'inizio. E fino a quando non ci si è imbattuti nel problema che poi ha portato allo scioglimento delle primarie, questo terzo nome non si è trovato. Ora bisognerà capire se in pochi giorni riusciranno a compiere l'impresa. Al momento ci sono diversi nomi che stanno cominciando ad occupare qualche trafiletto sui giornali, ma di certezze in questo momento, almeno dal Certo. fronte sinistra, non ce ne sono. Un nome che si è affermato invece che potrebbe essere quello definitivo dal lato del centrodestra è il nome invece di Fabio Romito, che è tra l'altro già stato candidato alla carica di primo cittadino nelle scorse consultazioni comunali, è un nome che è stato espresso dal partito della Lega, manca ancora l'ufficialità sul suo nome, però almeno dal fronte centrodestra si dovrebbe convergere sulla sua figura. Fronte centrosinistra staremo a vedere. Bene, Grazie. grazie Saverio, buona giornata e buon lavoro a te, noi siamo arrivati alla pubblicità. E rieccoci qua come, no, non l'avevamo annunciato, parliamo di ex Ilva perché ieri c'è stato un comunicato del segretario generale FIM CISL che intanto saluto, Valerio Dalò, ben trovato. Buongiorno, bentrovati, grazie. Ecco, voi dite in un comunicato che con l'arrivo dell'amministrazione straordinaria non è che abbiamo dimenticato tutte le difficoltà e le criticità che sono state lasciate dalla gestione ArcelorMittal e da Lucia Morselli, per cui sappiamo quanto possa essere difficile e quanto il tempo sia fondamentale in una fase come questa. Sono arrivati i primi 150 milioni di euro e per noi è fondamentale capire dove saranno indirizzati e tutta una serie di domande che partono proprio da questo punto fondamentale. Ecco, chiariamo un po' questi dubbi e queste domande che voi rivolgete in qualche modo per capire quali saranno le linee strategiche. Bisogna essere chiari in cosa? Il ruolo del sindacato è essere critici, saper apprezzare e criticare tutto quello che succede. Per cui noi abbiamo visto di buon occhio quello che ha fatto il governo avviando l'amministrazione straordinaria e soprattutto con i 9, credo 10 oramai, incontri a Palazzo Chigi, dove il governo mostrava la sua determinazione. Quello che chiediamo in quella lettera adesso è di passare da questa fase istituzionale a una fase operativa con i commissari e con i ministeri del lavoro e delle imprese del Made in Italy, il MIMIT, proprio per poter mettere mani ai problemi e costruire insieme questo piano. Perché questa richiesta di incontro? Perché proprio dalle parole del governo e quindi dei commissari nell'ultima riunione, a metà aprile doveva essere pronto, sarà sicuramente pronto il piano delle manutenzioni legate all'arrivo dei primi 150 milioni di euro, e quindi il sindacato ovviamente non può esimersi dal suo ruolo di chiedere conto di quali saranno le manutenzioni, in quali impianti andranno fatte. Questo perché
ci sono problemi di sicurezza legati a queste manutenzioni, ci sono problemi di produzione, ma sicuramente uno degli aspetti che ci interessa è anche le ricadute occupazionali che hanno, perché è ovvio che se faccio ripartire un impianto potrò dar speranza ai lavoratori di quell'impianto che da lì a breve la cassa integrazione diminuirà. Ecco, questo è un secondo aspetto che ritrovate nel nostro comunicato, proprio perché la cassa integrazione, quella vecchia, quella per cui c'era anche ancora l'accordo su Genova e Novi Ligure, scadeva alla metà di marzo, ed è vero che la cassa integrazione arriva per decreto, ormai questo l'abbiamo capito, è chiaro, e quindi su questo i lavoratori sono tranquilli dal punto di vista della copertura. Però non vogliamo neanche negarci uno spazio di contrattazione con il quale potremmo provare a garantire ai lavoratori qualcosa di più al di là dei minimi della cassa, penso ai ratei di tredicesima e tutto quello che ci può essere. Ecco, ci sembra il momento opportuno perché metà marzo è arrivata e quindi una richiesta di incontro penso che sia stata fatta nel modo più puntuale possibile. Ecco, qual è il primo provvedimento da mettere in campo subito? Il primo provvedimento è sicuramente quello delle manutenzioni degli impianti, non bisogna più aspettare tempo, nel senso i soldi ci sono, almeno quelli che sono arrivati, e poi si aspetta l'ok per i 320 milioni legati appunto al via libera della Comunità Europea, però quei primi 150 milioni per noi è fondamentale che ci si sieda a tavolino e ci facciano capire dove si indirizzano. E poi soprattutto, una volta fatte le manutenzioni, qual è la materia prima che acquisto, perché in base a quello e al tipo di prodotto che io voglio mettere in campo come produzione è chiaro che capiremo anche le ricadute dal punto di vista occupazionale, per cui per noi il primo passo deve essere quello. Purtroppo non vorrei dirli tutti insieme, ma sono di uguale importanza. Il Ministero del Lavoro dovrà impegnarsi invece a darci risposte sulla cassa integrazione, se non altro perché saranno prodotti i nuovi cedolini, poi ad aprile vorremmo capire come vengono fatti, qual è lo strumento e cosa riusciamo a mettere in campo, appunto come ho detto qualche secondo fa, per poter tentare di garantire condizioni economiche alle famiglie dei lavoratori in cassa integrazione un po' meno onerose di quelle che hanno conosciuto fino ad oggi. Bene, grazie a Valerio Dalò per quanto ci ha detto. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Giovanni, hai qualcosa da aggiungere in merito? No, ci sono una serie di cose che hanno a che fare con tutti gli argomenti che riguardano in particolare i temi del lavoro in generale, compresa una fotografia, devo dire, che va onorata, perché vediamo come abbiamo qui, no, sul discorso della sicurezza, la task force c'è ma non si è ancora riunita, sindacati in piazza delusi dall'incontro tenuto nella prefettura barese, ma c'è anche la foto di piazza Vittorio Veneto a Matera con la protesta lucana proprio per insistere sul concetto di zero morti sul lavoro, e questa è la prima e più urgente rivendicazione sindacale che spingono CGIL e UIL Basilicata ad aderire alle 4 ore di sciopero nazionale, insomma una motivazione importante. Ma c'è anche un altro argomento che continua sempre a preoccuparci, perché ha a che fare poi con il discorso dell'ex Ilva, perché ritorna l'attenzione, FIMCISL molto preoccupata, sollecita il piano annunciato dai commissari, perché c'è il piano, ci sono i commissari, ci sono anche i denari, ma intanto non si procede. Ci avevano parlato di metà aprile per essere pronti a presentarci il piano delle manutenzioni, e noi puntualmente siamo qui a richiederlo, e in effetti siamo, grosso modo, meglio, siamo a metà aprile. E sotto questo aspetto il peso di quello che può succedere c'è, ed è sempre lì che è in agguato, perché se dovessimo solo pensare al discorso della diga che sono stati ritrovati altri tre corpi, il procuratore tra l'altro non ha sequestrato la centrale, ha ritenuto opportuno così, i cadaveri recuperati ieri al nono piano interrato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, si cerca ancora un disperso nel piazzale dell'impianto, ore di grande tensione tra i familiari degli operai, nell'area riservata ci sono gli psicologi chiamati dalla Regione Emilia-Romagna. L'argomento del lavoro e della sicurezza sul lavoro è uno di quegli argomenti che probabilmente potrebbe rischiare di compromettere proprio
la crescita ma anche lo sviluppo per quel che riguarda l'Italia. È uno di quegli argomenti che hanno peso, anche perché è una scia costellata appunto di persone che hanno perso la vita dovendo lavorare, e quindi le proteste ci sono e sono tutte molto forti. Lavoro sicuro, leggi ormai inadeguate, insediata la commissione di riforma, scrive la Gazzetta, presidente il vice ministro Sisto, innanzitutto responsabilizziamo le imprese, innanzitutto evitiamo che muoiano le persone che vanno a lavorare o che lavorano e che muoiano sul posto di lavoro o andando a lavorare. Benissimo Giovanni, allora andiamo invece ai 10 anni dell'ospedale della Murgia Fabio Perinei, vediamo il servizio. 10 anni insieme per la migliore cura, e questo è il titolo dell'evento con cui sono stati celebrati 10 anni dell'ospedale della Murgia Fabio Perinei, da ASL Bari e Direzione Medica di Presidio. Sono stati ripercorsi momenti salienti della storia del nosocomio, dall'inaugurazione allo sviluppo negli anni, sino alle fasi cruciali della pandemia e della ripartenza. Le storie delle persone, operatori e pazienti. Oggi inauguriamo la TAC, acquistata con fondi PNRR, che va a sostituire una delle due già in dotazione al presidio ospedaliero. È già programmato il montaggio della seconda TAC acquistata con fondi PNRR, sempre nell'ottica del miglioramento e dell'ottimizzazione delle tecnologie. Abbiamo già avviato le procedure per l'acquisto di un secondo angiografo. Noi siamo stato il primo ospedale fluido. Che cosa vuol dire? Che non abbiamo chiuso le unità operative per attivare i reparti Covid, ma abbiamo contratto le unità operative attivando 86 letti per curare i pazienti Covid, compresi 16 posti letto e terapia intensiva Covid. E ci siamo progressivamente riorganizzati a seconda della domanda che veniva dal territorio, anche correlata all'emergenza pandemica. È una sfida che non raccolgono i singoli. Tanto come ospedale noi ci sentiamo accolti da questo territorio ed è una comunità che vuole accogliere gli ammalati di questo territorio e che non vede il limite dell'ambito territoriale proprio della Murgia, ma che si mette a servizio in maniera più ampia per tutta la provincia di Bari. Abbiamo prodotto qualcosa come 14 milioni di euro di attività ambulatoriali e abbiamo interesse di crescere, di ottimizzare, di andare sempre avanti, perché il mondo della sanità è un mondo complesso. Chi lo vuole semplificare dice una grandissima bugia e si cimenta su un terreno che è comunque impervio. Consapevoli della complessità, consapevoli comunque di non essere perfetti, ma avendo l'ansia di migliorarci. Ecco, per questo so 10 anni per la migliore cura. È una comunità che cammina. Sono 10 anni in cui questo ospedale ha dato una valenza strategica all'area murgiana, in cui abbiamo eccellenze che prendono in cura i pazienti, e per 10 anni è l'inizio di un percorso nuovo in cui tutti noi insieme ai colleghi abbiamo il dovere di rendere questa assistenza sempre più forte e più presente. Abbiamo investimenti del PNRR in maniera tale che queste fonti di finanziamento danno uno sviluppo ulteriore all'aggiornamento tecnologico, poi abbiamo dei progetti per migliorare l'assistenza presa in carico, dalla neurologia all'oculistica, al laboratorio, quindi assistenza diretta al cittadino. Inaugurata per il decennale una TAC di ultima generazione sul fronte dell'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, previsto dalla missione 6 salute del PNRR. Dopo tante lotte, tanta fatica, finalmente da 10 anni abbiamo un presidio ospedaliero valido e presente nel largo territorio murgiano. La qualità già esiste. I medici sono medici importanti, il servizio infermieristico è importante, tutti gli altri servizi dell'ospedale ormai funzionano. Dobbiamo migliorare sempre e servire tutto il territorio. Ecco, i servizi devono migliorare in quantità.
Si sta lavorando attraverso i fondi strutturali anche per la seconda sala operatoria dell'oculistica, macchinari nuovi, insomma, per rendere ancora più importante l'attività e più centrale l'attività dell'ospedale Perinei. Insomma, tanto sta facendo il direttore sanitario, Annalisa Altomare, sta riportando a rialzare la testa a questo ospedale. Era quello che serviva, era quello che era necessario, dare un punto di riferimento a tutta questa grande comunità, Altamura, Gravina, tutta la Murgia, è su questo che si sta lavorando. Il secondo angiografo, ad esempio, questo è un fatto importante. Come funzionerà questa nuova TAC? Che cosa comporterà nell'ambito della diagnosi di eventuali patologie? Allora, innanzitutto voglio dire che siamo molto contenti per quanto riguarda l'installazione di questa nuova TAC, che ci consentirà di dare una maggiore risposta alle richieste dell'utenza che sono in aumento negli ultimi tempi. Potremo naturalmente eseguire esami con tempi più rapidi e con una maggiore esposizione di radiazioni per quanto riguarda appunto l'utenza. 10 anni sono tanti, ma possono essere pochi. Però per un territorio come il nostro è tanto, è davvero tanto. Io ringrazio la Regione, ringrazio il Direttore Generale, Fruscio, chi lo ha preceduto, cioè tutti quelli che hanno lavorato per la realizzazione di questo grande ospedale, che è un ospedale, ripeto, non voglio essere monotono, ma è territoriale, per cui quando si risolleva un territorio per noi murgiani è importante, perché per anni siamo stati abbandonati, per cui grazie e speriamo di fare meglio, anche perché le amministrazioni comunali, le regionali, le direzioni sanitarie, se lavorano in sinergia, se si lavora tutti insieme, i risultati sono questi e per noi è tanto. È stato inaugurato inoltre un murales celebrativo, 27 metri di lunghezza per 4 d'altezza, all'ingresso del presidio, dal titolo Equilibrarsi. Attraverso i simboli della Murgia vuole lanciare un duplice messaggio a tutti coloro che gravitano attorno e all'interno della struttura ospedaliera. Un messaggio di consapevolezza e presa di coscienza della malattia e del relativo percorso di guarigione, in cui prevalgono il senso comunitario e la sinergia tra il personale ospedaliero e gli ammalati, affinché tutto acquisisca un nuovo senso nella visione purificatrice del procedimento di guarigione. Allora Giovanni, passiamo anche dai giornali a riguardo di questa importante ricorrenza, 10 anni di un ospedale che serve un territorio che, come diceva la Greca, per anni è stato un po' abbandonato. Sì, ma ha conosciuto questa nuova stagione, sta offrendo servizi di altissimo livello proprio a tutta l'area e deve avere, giusto che abbia il Perinei, una dimensione comprensoriale, io direi anche una dimensione comprensoriale supraregionale, cioè evitiamo di chiudere il tutto nei confini di una sola regione, un ospedale che è in un'area strategica e può essere importante per tutti. È arrivata anche questa nuova TAC, l'ultima TAC di ultima generazione, una TAC ancora più avanzata, ma soprattutto c'è la volontà di integrarsi proprio con il territorio e mi sembra che sotto questo aspetto il territorio risponda anche bene, non solamente tenendo presente appunto l'utenza e diciamo l'afflusso dell'utenza connessa ad Altamura, ma è tutta l'area che utilizza, anche perché ci sono come dire, figure professionali di alto livello, utilizza l'ospedale Perinei per poter risolvere i propri guai di salute, come definirli, le proprie affezioni, insomma queste situazioni che sono sempre difficili da gestire e che diventano, tra l'altro sono diventate in queste ore, in questi giorni, anche argomento di campagna elettorale sia in Puglia che in Basilicata. Il Perinei, devo dire, dovrebbe superare di botto questa dimensione connessa, diciamo, alle polemiche e ai momenti preelettorali. È importante che stia funzionando e che funzioni al meglio. Futura per la città di Foggia, si celebrano i 100 anni di acqua pubblica all'insegna delle più belle canzoni dell'indimenticato Lucio Dalla. Vediamo il contributo.
celebrare insieme i 100 anni di Acqua Pubblica all'insegna delle più belle canzoni dell'indimenticato Lucio Dalla. 100 anni fa un evento trasformativo ha toccato le vite della comunità di Foggia, segnando un momento di svolta nel suo percorso verso il progresso e il benessere. Infatti il 21 marzo 1924 le acque cristalline del fiume Sele iniziarono a fluire nelle vene della città attraverso l'acquedotto pugliese, un'opera visionaria che ha rappresentato l'alba di una nuova era per il capoluogo d'Aulo. Oggi, 100 anni dopo, a Foggia si celebra il trionfo tecnico che ha reso possibile questa impresa, ma anche lo spirito di una comunità che ha visto nell'acqua una fonte di vita, un legame che unisce passato, presente e futuro. Dopo una serie di iniziative, stasera in piazza Cavour si terrà un ulteriore evento speciale. A partire dalle 20:30, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Erika Mu e Rosmi si alterneranno sul palco allestito dinanzi alla Fontana del Sele per omaggiare il grande maestro Dalla legatissimo al territorio di Foggia. Ad accompagnare le voci delle cantanti, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Foggia, diretta dal maestro Beppe Donghia, storico collaboratore di Lucio Dalla. Questa fontana rappresenta semplicemente un atto simbolico, però è l'origine dello sviluppo del nostro territorio, della Puglia e del Foggiano in particolare. Senza l'acqua noi stavamo ancora in condizioni quasi preistoriche, cioè veramente in una situazione di grande disagio, perché non potevamo avere quello che è il bene più prezioso per la nostra igiene, per la nostra sanità, l'acqua, a disposizione di tutti. Quindi questa opera fantastica, gigantesca, che è stata fatta 100 anni fa e che ha come emblema la fontana di Foggia, è stata un'opera veramente apprezzata, fatta con il sacrificio di tutti gli italiani, perché lo dobbiamo ricordare, non ce la siamo fatti da sola. Gli italiani hanno deciso di fare con legge dello Stato l'acquedotto pugliese e quindi di fare questi grandi investimenti portando l'acqua da Sele, da fiume Sele e quindi da Caposele fino a Bari prima e a Foggia dopo, migliorando completamente la qualità della vita, impedendo alla malaria di uccidere i nostri bambini e di farci perdere le occasioni di sviluppo che invece abbiamo avuto. Quindi è per noi un bene preziosissimo e ce lo vogliamo tenere bello stretto. Vogliamo dettare un po' le linee di quello che sarà il futuro di acquedotto, il futuro dell'acqua pubblica, e lo facciamo utilizzando la meravigliosa musica di Lucio Dalla, questo cantautore che ha cantato, che ha raccontato il nostro territorio. Quindi credo che questo sia un momento importantissimo, un momento storico importante, tanto da celebrare perché appunto parliamo del centenario, ma anche molto importante alla luce della recente legge regionale. Pertanto è questo che vogliamo fare in questi giorni, vogliamo parlare di quelle che sono le prospettive future di acquedotto, dell'acqua pubblica e anche di raccontare, di far conoscere i principi e i valori che sono la base di questa grandissima azienda pubblica. Abbiamo varato in questi anni centinaia e migliaia di euro per poter ammodernare la nostra rete idrica, quindi il centenario cade in un momento di svolta particolare. L'anno scorso abbiamo approvato il piano d'ambito che prevede per questa nostra regione miliardi di euro di investimento, perché non vogliamo che l'acqua venga persa nei tronchi di acqua che sono un po' vetusti, ma soprattutto questo piano di investimento particolari, il dissalatore alle Tremiti, l'acqua in zone che non hanno mai purtroppo vista la presenza di questo bene essenziale, ma anche sui depuratori, facciamo questo lavoro importante sui depuratori per riutilizzare le acque reflue. Dopo 100 anni dalla costruzione della Fontana del Sele, che rappresenta l'arrivo dell'acqua a Foggia ed in Capitanata, dopo 100 anni questo grande concerto di Fiorella Mannoia, Paola Turci, Erika Mu, Rosmi, Gegé Telesforo sta a rappresentare i nuovi investimenti che Acquedotto Pugliese sta facendo in Puglia, con Regione Puglia e con l'autorità idrica pugliese, per rilanciare uno sugli interventi sulle perdite nelle condotte idriche, nuovi investimenti sulle reti idriche e fognarie e i grandi investimenti sugli impianti di depurazione che fanno sì che il nostro mare possa essere pulito in maniera tale che l'acqua che arriva sia un'acqua non impattante e quindi tante risorse per tutelare il bene pubblico per antonomasia che è l'acqua, da una società pubblica che è Acquedotto Pugliese. L'acqua che cosa significa? Per noi vuole essere il fluire, il divenire, quello che verrà.
e quello che verrà noi lo sogniamo in un modo diverso, in un modo migliore, in un modo ampliativo rispetto alle nostre possibilità. Che poi la festeggiata sia una bellissima centenaria, che la nostra Fontana del Sele, che a marzo scorso avrebbe compiuto questo glorioso compleanno, ci inorgoglisce, anche perché tutte le nostre generazioni di cittadini si sono sempre dati impliciti appuntamenti attorno a quella fontana ed in quella piazza che vede concentrati altri monumentali luoghi della nostra civiltà e della nostra storia. Questo incontro serve anche a farci riflettere, il centenario dell'acquedotto pugliese, di quanto sia essenziale come risorsa l'acqua e soprattutto non va sprecata. Quindi utilizzare questa risorsa con molta attenzione, perché nel corso dei prossimi anni, con le modifiche climatiche, questa risorsa andrà sempre più a scemare, quindi è importantissima anche la gestione della risorsa. Insomma, una serie di anniversari, prima i 10 anni del Perenei, poi i 100 anni dell'acqua pubblica qui con questo fotografo Foggia, poi ce ne aspetta un altro di anniversario. Tra l'altro festeggiati proprio lì alla fontana, quella che fu installata e che portò per la prima volta l'acqua che arrivava da tutti quelli, da tutte le gallerie che captavano l'acqua, ricordo la galleria Paponcelli molto famosa, captavano l'acqua e irrigavano, più che irrigare davano finalmente, soddisfacevano i bisogni dei cittadini che storicamente in Puglia avevano un problema di sete, letteralmente la Puglia ha sempre avuto questo problema. Poi risolto anche in maniera notevole con la costruzione delle dighe, in particolare diciamo le dighe lucane, che in parte riforniscono anche la Puglia. Insomma, c'è una cooperazione, un'unità di intenti su questo discorso con due strutture autonome. E come ti annunciavo, un'altra ricorrenza importante, un'altra cifra tonda, 25 anni di Race for the Cure, la manifestazione quest'anno si terrà dal 9 al 12 di maggio, Circo Massimo Roma, giornata clou con diretta su TRM Network, ieri la conferenza stampa nella sala d'onore del CONI, vediamo. La 25esima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori al seno, organizzata da Comunitalia, si svolgerà dal 9 al 12 maggio al Circo Massimo a Roma sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocino di Palazzo Chigi e la partecipazione delle principali istituzioni. Nel Salone d'Onore del CONI, la conferenza stampa di presentazione, sarà proprio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dare il via all'iniziativa prima dell'evento clou del 12, a partire dal 9 di maggio, dalle 10 alle 20, il Circo Massimo diventerà la casa della prevenzione e della promozione della salute. Poi, nella mattinata del 12, la Race for the Cure, la corsa in rosa. L'iniziativa del 12 sarà trasmessa con una lunga diretta interamente su TRM Network. In questi 25 anni la Coma è cresciuta e con numeri che rassicurano per il futuro. Ma come siamo contenti di essere prima fidanzati, adesso ci siamo sposati, 25 anni, nozze d'argento, Comitato Olimpico, mondo dello sport. Siamo proprio orgogliosi di portare questa bandiera insieme alla Comen e siamo orgogliosi che siamo stati scelti per raccontare, per comunicare, per promuovere, per sostenere. Insomma, lo sport oggi è testimone dei valori più alti e soprattutto i numeri, io credo solo attraverso lo sport si potevano ottenere. È chiaro che poi quando abbiamo queste dinamiche che vanno da un messaggio di pura partecipazione a un messaggio che adesso è diventato agonistico, si è passati diciamo di un coinvolgimento di tutto un territorio e soprattutto diciamo in questo tempio sacro sistematicamente, oramai è una tradizione di raccontare la Race for the Cure, grazie, perché siamo noi a ringraziare voi e sappiate che saremo ieri, oggi e domani sempre insieme. 25 anni di Comen segnano un traguardo importante in un percorso legato alla concretezza
dell'offerta e della importanza del messaggio di prevenzione e tutela della salute. Prevenzione di tumori del seno: nel corso di 25 anni il percorso ha portato su profili diversi, molto più ottimistici. Oggi sappiamo rispetto a 25 anni fa che possiamo curare questa malattia con interventi molto meno demolitivi e terapie molto più efficaci. Quindi non abbiamo raggiunto il traguardo di tumore zero, che è quello che ci vogliamo proporre per i prossimi 25 anni, ma abbiamo già raggiunto dei buoni traguardi in termini di prevenzione, curabilità e soprattutto qualità di vita. E soprattutto vorrei aggiungere anche un po' la rottura di certi tabù, per cui quando si sente parlare di tumore del seno e dice tu di che cosa ti occupi, i tumori del seno, ah, spero di non aver mai bisogno di te. Non è vero, non è così, la prevenzione la devono fare tutti e soltanto attraverso questo ci si può salvare veramente la vita. Le attività sono cresciute tantissimo, i progetti, grazie alla raccolta fondi abbiamo raccolto oltre 2 milioni di euro che sono stati investiti in 1500 progetti. La carovana della prevenzione, che è il nostro fiore all'occhiello, inizialmente era composta da una o due unità mobili, oggi, anzi la settimana della RACE, inaugureremo la settima unità mobile, quindi è un'associazione che in questi 25 anni è cresciuta tantissimo solo sulle sue forze. Lo sguardo oggi si rivolge anche al futuro, perché chiaramente noi dobbiamo anche proiettarci nei prossimi 25 anni, perché vogliamo continuare a essere un'associazione di riferimento per la prevenzione per i tumori del seno, perché ricordiamo che Comen Italia si occupa di prevenzione e lotta ai tumori del seno e di più in generale tutela della salute femminile, e quindi nei prossimi anni vogliamo continuare questa sfida, vogliamo continuare a crescere, vogliamo continuare ad avere tantissimi volontari che ci aiutano, che ci sostengono e che con il loro aiuto e con il loro tempo prezioso permettono allo staff di potersi anche dedicare a tante attività di ufficio, e lo sguardo è rivolto sempre più avanti e sempre più lontano. È un posto dove non avere paura, dove imparare che la paura può essere superata, che ci sono tante persone che ce l'hanno fatta e che comportamenti adeguati ti aiutano a guarire. Noi siamo lì ormai da tantissimi anni, siamo lì tutti insieme, è un modo per costruire anche un'eredità di futuro per le nostre figlie e per tutte le donne che qui imparano a volersi un poco più bene e a controllare anche se stesse e non solo tutto il loro mondo intorno, cosa che fanno tutte le donne. Quest'anno le nozze d'argento fa la Comen, 25 anni, e per me invece sono 15 anni, 15 anni di una scoperta incredibile che ho fatto con questa associazione, perché la prima volta che li ho conosciuti, anzi che ho conosciuto Riccardo, io ero già stata operata, già ero in chemioterapia, ero già pelata, ero già persa, impaurita, convinta di essere sola, sola al mondo, diciamo, l'unica ad avere questa malattia, ad avere questa disgrazia, ad aver perso i capelli. E partecipando per la prima volta alla RACE col mio cappellino rosa chiaro, quell'anno la maglietta era rosa chiaro, mi sono accorta che c'erano migliaia di donne intorno a me, tutte con lo stesso problema. E andiamo alla musica. Ha presentato il manifesto della cultura IJT, o indicazione jazzistica tipica per coniugare qualità, cultura, performance artistica e riscoperta dei luoghi. Nella suggestiva cornice delle Monacelle a Matera è stato svelato il manifesto dell'indicazione jazzistica tipica, un'iniziativa guidata dalla rete culturale Jazziamoci Basilicata. Il progetto mira ad elevare e arricchire il tessuto culturale e sociale della regione attraverso la musica jazz, riconosciuta non solo come genere musicale, ma come vero e proprio vettore di identità e patrimonio culturale. Alla presentazione hanno partecipato i comuni già coinvolti nel network Jazziamoci, insieme all'Onyx Jazz Club di Matera, fulcro e motore di questa iniziativa pionieristica. La proposta si fonda su un decalogo di principi, delineando un impegno comune a favore di una cultura di alta qualità, nel pieno rispetto del territorio e dei suoi abitanti, sia come creatori che come fruitori di cultura.
Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio di riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali, con l'ambizione di stimolare incontri e scambi culturali all'interno delle comunità lucane, sfruttando l'universalità e l'attrattività del jazz come mezzo di comunicazione e aggregazione. Te presentiamo alla regione, ma al meridione, al Mediterraneo, il manifesto della cultura del jazz, che noi abbiamo chiamato cultura IJT, a indicazione jazzistica tipica, parafrasando i marchi DOC, perché di marchio si tratta, è un bollino di qualità delle iniziative culturali che hanno il jazz come leva per valorizzare il territorio, per valorizzare la cultura e per creare occasioni di relazioni e di scambio di culture all'interno delle nostre comunità. A promuoverlo sono i comuni che già aderiscono alla rete del Jazziamoci, insieme all'Onyx Jazz Club di Matera, che è promotore di questa idea, l'idea che il jazz è cultura e la cultura identificativa dei luoghi. L'ambizione è che attraverso questo decalogo, è un manifesto di 10 punti, che noi abbiamo anche chiamato Pacta, perché Pacta sunt servanda, i patti sono da essere rispettati, un principio del diritto internazionale. E il patto qual è? Quello di fare cultura di qualità, di rispettare i territori, di allargare la rete, di far sì che in ogni comune della Basilicata ci possa essere un'associazione, un gruppo informale di persone, l'amministrazione, che promuovono il jazz e lo fanno secondo degli standard. Gli standard sono quelli europei, rispetto dell'ambiente, infatti una delle idee è proprio quella del jazz takes the green, il jazz tiene a cuore l'ambiente, quindi rispetto dei criteri ambientali per la spesa, per il rispetto dei contratti di lavoro. In più, stare in una rete internazionale, che è quella dell'iJazz, International Jazz, quindi l'idea di essere parte di un luogo più ampio dove tutti possono scambiarsi, e soprattutto il Jazziamoci Twinning, cioè l'idea che tutti sono alla pari e tutti possono fare cultura. Il jazz del Jazziamoci è già oltre i confini regionali. Quello che vogliamo fare è spessire questa rete, far sì che tutto ciò di bello che succede non succeda a Matera oppure nei comuni che hanno aderito alla rete, ma in tutti i comuni, in tutti i luoghi dove esiste gente, esistono persone che amano il jazz, dove esistono amministrazioni sensibili e dove è possibile individuare dei territori a cui far atterrare questo linguaggio così contemporaneo, in maniera tale da coniugare qualità, cultura, performance artistica e riscoperta dei luoghi. Partiamo dalla rete di Jazziamoci e arriviamo al manifesto della cultura. La finalità è quella di diffondere in tutta la regione Basilicata, nei paesi soprattutto che fanno parte di questa rete, la cultura della musica jazz, ma nello stesso tempo di stimolare e valorizzare altre forme di cultura che esistono nei territori, correlati per esempio agli aspetti dei musei che sono presenti, all'identità dei luoghi, alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente, ma anche stimolare relazioni sociali fra giovani, fra artisti che fanno residenze nei nostri luoghi ed abitanti dei vari territori. Insomma, cercare di armonizzare in un discorso di sviluppo culturale vari aspetti nella nostra regione Basilicata. Il manifesto di Jazziamoci c'è proprio quello che le piccole realtà come la nostra e soprattutto tutte quelle della Basilicata hanno bisogno per rilanciare soprattutto il turismo, perché far arrivare nuovi visitatori è un modo che dà al turista la possibilità di visitare questi piccoli territori e la realtà della Basilicata. Ma è davvero un onore essere presente qui alla sottoscrizione e alla presentazione di questo manifesto culturale. Sicuramente l'auspicio è quello di coinvolgere anche tanti altri comuni, perché appunto siamo un piccolo territorio e sarebbe bello davvero diffondere la cultura jazzistica anche in altri comuni della Basilicata. Anche come, appunto, come prima diceva lei nel suo intervento, la musica è un elemento essenziale per unire, per stare insieme e soprattutto per promuovere il nostro territorio.
Esatto, diciamo la musica è un mezzo poi per coinvolgere altre persone, altre culture, valorizzare il nostro patrimonio tangibile e intangibile e valorizzare sempre di più quello che è il nostro territorio. E allora Giovanni, andiamo alle notizie, diciamo così, finali, che poi finali non sono, ma sono la parte finale del tuo intervento. Beh sì, intanto un po' di notizie anche quelle locali, perché per esempio abbiamo dal Corriere del Mezzogiorno apprendiamo che Torre Quetta pronta ad un altro pienone, tutti aperti i locali sulla spiaggia, domenica aperitivi, concerti e tanti spettacoli. A proposito, avremo un fine settimana bollente, letteralmente con una botta di caldo interessantissima, si starà benissimo, però non confidate su questa cosa, questo è il famoso anticiclone delle Azzorre, mi pare, oppure la corrente del Golfo, no, anticiclone delle Azzorre, però poi si raffredderà di nuovo l'aria, però intanto ci si può fare un fine settimana finalmente un pochino più tranquilli, anche al mare, perché no, mentre poi a Lecce la statua di Sant'Oronzo torna a svettare in piazza e la cittadina è in festa. Ricordiamo anche una bella mostra di Enzo Lattanzio, tra l'altro medico senologo importante, di rilievo in particolare della comunità, utilizzato molto dall'utenza appulo-lucana, ed eccolo qui, perché dice Enzo Lattanzio, 50 anni di scatti da Praga al teatro, da oggi a Kursaal l'esposizione antologica di questo medico con questa grande passione che ha esercitato anche quasi a livelli professionistici, insomma, per quanto facesse altro, insomma. Va detto poi che per quel che riguarda invece il discorso della politica lucana, velocemente, c'è un problema con gli impresentabili. La commissione antimafia indica Piro, Antenori, Clemente, Valvano e Libonati come quelli che hanno guai giudiziari, ma loro controbattono e dicono forniremo le prove, poi ancora ovviamente scambi di cortesie elettorali tra Braia, che dice pronti a lavorare per migliorare la sanità, il consigliere di V candidato con orgoglio lucano, ma anche gli altri, il patto per la legalità e la trasparenza, ma vediamo anche come c'è chi dice scarsa attenzione da Bardi ai lucani nel mondo. Va detto poi che c'è invece una notizia di cronaca che ha a che fare con le indagini della Procura di Potenza e della Guardia di Finanza, frode fiscale da 5 milioni di euro a Muro Lucano, commercio del carburante per autotrazione evadendo le tasse, accise e documenti falsi. Conviene ricordare anche che è fuori pericolo il barista eroe, quello che praticamente si è messo in mezzo in un accoltellamento e purtroppo ha beccato anche lui le coltellate, e ha cercato di salvare una donna e si è evitato così un femminicidio. E a questo punto ci sono anche altre situazioni che hanno a che fare con tutta la cronaca regionale, ma passiamo a quella nazionale velocemente, vediamo anche che cosa sta succedendo oltre alla grande attenzione che la cronaca nazionale sta rivolgendo proprio alla Puglia in questi giorni, come abbiamo visto. Recuperati altri tre corpi, sono morti scappando a Suviana, 6 le vittime e un disperso. E poi ancora sulla sicurezza non c'erano problemi, la UIL alla riunione si disse soddisfatta, è quello che viene fuori, i subappalti nessuna catena o gara al ribasso, insomma è anche una situazione non chiara sotto questo aspetto, si sta lavorando per capire come trovare
il bandolo della matassa e capire le responsabilità, se e quali sono. Intanto morti sul lavoro, sindacati in piazza, divisioni e polemiche sullo scippo, mentre per quel che riguarda il PNRR, Michel apre al rinvio di un anno, sul tavolo dell'incontro con Meloni lo slittamento delle scadenze al 2027, ma anche l'immigrazione e il voto europeo. C'è chi dice intanto che sotto questo aspetto c'è anche una preoccupazione di tipo di tenuta democratica per quel che riguarda in particolare la diffamazione e il carcere ai giornalisti. C'è un blitz di Fratelli d'Italia, ma su questo gli alleati non ci stanno. Forza Italia e Lega dice: noi vogliamo la rettifica, opposizioni all'attacco. E per quel che riguarda poi i militari, 3.000 militari sul Baltico, l'Italia rafforza il fianco est, il generale Figliuolo, avete presente il generale Figliuolo, 1.100 mezzi, 20 aerei, una nave sul fronte orientale della NATO, mentre poi a Kiev passa la nuova leva, ancora raid sulle centrali, finiti i missili Patriot. E poi ancora vediamo che cosa succede sotto questo aspetto anche per quel che riguarda altre situazioni. Intanto ricordiamo che è morto il grande campione di football americano O.J. Simpson, l'abbiamo visto tra l'altro impegnato anche in film divertentissimi con Leslie Nielsen in particolare, e poi va detto che sotto questo aspetto c'è ancora un discorso che va fatto per quel che riguarda appunto questa esplosione della centrale. Dobbiamo ribadirlo ancora una volta, mai vista una cosa del genere. E siamo arrivati alla vignetta. Certo, siamo certo, arrivati certo. Alla vignetta, eccola qui, vediamo, terremoto politico, ci sta Emiliano in maniche di camicia da una parte e dall'altra c'è Conte in giacchetta e cravatta, sempre ben elegante, con la valigia perché se ne va. Allora la vignetta è Pillinini sulla Gazzetta, dice Conte, dietro c'è un cumulo di macerie, no? Dice Conte, ci vuole una forte scossa, e risponde Emiliano, un'altra, nel senso che il terremoto c'è stato e non è stato da poco, ma vedremo poi come le cose procederanno. Alla prossima! E infatti, speriamo non ce ne siano altre. La Puglia è pronta ad accogliere la prima fiera di settore dedicata all'uva da tavola. L'UV Fiera si terrà dal 22 al 24 ottobre prossimo e taglierà il nastro in Fiera del Levante. Saranno tre giorni intensi e si presentano come unici in Europa, dedicati al confronto e all'approfondimento dei temi legati all'uva da tavola. Si svolgerà in Puglia dal 22 al 24 ottobre l'UV Fiera, la prima fiera di settore che vedrà il taglio del nastro nei padiglioni della nuova Fiera del Levante di Bari. Certo, l'UV è una fiera su cui noi abbiamo puntato da subito, una fiera in cui ci abbiamo creduto. Parlare di tutto quello che è l'indotto dell'uva da tavola, che è un'eccellenza del nostro territorio, era doveroso. Dunque, quando abbiamo capito e incontrato gli organizzatori di questo progetto, ci siamo messi a fianco a loro da subito e siamo di supporto e in maniera sia oggettiva che strategica, proprio perché crediamo in questa fiera, crediamo nella valenza che abbia tutto ciò che è l'indotto dell'uva da tavola, che è un'eccellenza del nostro territorio, non solo valorizzata in Italia ma anche all'estero, che è uno dei prodotti più esportati. Pertanto per noi di Nuova Fiera del Levante era doveroso essere qui e siamo contenti e siamo anche fiduciosi, perché i rumors e soprattutto come dire, l'entusiasmo che si sta creando dagli stakeholder su questa fiera ci danno dei segnali positivi. Un comparto che offre occupazione e crea valore a tutto il territorio. La Puglia è seconda in Italia. È una bella sfida. Commissione Italiana Uva da Tavola ha voluto fortemente esserci dove c'è da promuovere e da valorizzare l'uva da tavola e tutta la filiera. È una bella sfida perché è la prima fiera di filiera dell'uva da tavola. In Italia c'è solo un altro esempio illustre di fiera di filiera nell'ortofrutta, sono le mele. Il nostro è il secondo comparto dopo quello delle mele, quindi abbiamo senz'altro voluto rafforzare l'iniziativa e quindi siamo tutti pronti per ottobre per coinvolgere il territorio.
Che ricaduta potrà avere proprio sulle aziende del territorio? Beh, una ricaduta positiva, perché la fiera sarà, presenterà innovazione, sarà centro di scambio di informazioni, di nuove tecnologie, anche di B2B, di business, perché ci saranno dei buyer, ci saranno dei influencer e giornalisti proprio per apprezzare la nostra produzione, la produzione italiana di uva da tavola, pugliese, siciliana e della Basilicata, qui da noi a Fiera del Levante. La fiera è stata presentata a pochi giorni da un'importante risposta arrivata dalla Corte di Cassazione a favore dei produttori di uva da tavola. Ma ritengo assai importante, perché è davvero emblematico che, oltre a pagare le piante, pagare l'ingegno e quindi, diciamo, questo costo contenuto all'interno di questa operazione, pagare anche con i contratti che devono essere fatti, dovevano essere fatti in una certa direzione o addirittura una percentuale sulle vendite, mi sembra davvero troppo e anche anacronistico alla luce del lavoro. Ma noi, al di là della sentenza, ci eravamo già preparati come Puglia, perché il nostro sistema universitario della ricerca messo in campo, e abbiamo presentato proprio qualche mese fa, prima di andare al MacFruit di quest'anno, nuove cultivar, nuove piante che hanno bisogno di meno acqua, meno fitofarmaci, ma soprattutto delle apirene molto appetibili sul mercato internazionale, con dei breeder che hanno partecipato alla presentazione, che ci hanno dato grande valore alla produzione stessa, e quindi siamo, questa può essere una cosa in più, ma siamo nel solco della innovazione varietale e della prospettiva con l'agricoltura di precisione rispetto a un nuovo piano per l'uva da tavola che determinerà anche una inversione di tendenza. Ben ritrovati, parliamo di cultura, perché la Fondazione Matera Basilicata 2019, con il patrocinio del Comune di Matera e con il Comune di Potenza, Città dei Giovani 2024, fresca di nomina, pubblicato sul sito appunto della Fondazione www.materabasilicata2019.it la manifestazione di interesse per che cosa? La proposta di progetti di comunità da realizzare nella giornata europea del vicinato, che quest'anno cade esattamente il venerdì 31 di maggio 2024. Ne parliamo con Rita Orlando, che è la responsabile della progettazione culturale della Fondazione. Ben trovata. Ben trovati, grazie Francesco per questo invito. Ecco, avete pubblicato queste manifestazioni di interesse. Intanto, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa si tratta? Allora, la Festa Europea del Vicinato è proprio pensata come, nasce come festa dei vicini. È nata a Parigi nel 99 con l'obiettivo proprio di contrastare l'isolamento e la marginalizzazione delle comunità di migranti. Da lì nasce, no? La Francia ha avuto un'ondata migratoria importante, soprattutto dal Nord Africa, quindi loro, prima di altri paesi europei, hanno dovuto far fronte, no? Ai problemi proprio di marginalità sociale, e quindi questa festa era nata proprio per promuovere alla microscala del quartiere, no? I buoni rapporti di vicinato, quindi mettere le comunità a lavorare insieme per fare qualcosa che rinsaldasse proprio il senso della collettività. Da lì in poi la festa è cresciuta, è diventata adesso una festa europea, cioè è stata istituita la giornata europea del vicinato, cade ogni anno l'ultimo venerdì del mese di maggio. Matera ha già ospitato una festa europea del vicinato nel 2019, diciamo che prendiamo un po' il testimone da Leovarda nel 2018, che l'aveva appunto organizzata l'anno prima nel suo programma di capitale europea, e portammo qui delle esperienze europee, ma fu fatta anche in città, proprio sulla base di progetti di comunità, che sono progetti appunto presentati anche da piccole associazioni, dalle associazioni di quartiere, che non hanno la pretesa di essere un grande evento, ma hanno proprio l'obiettivo di essere un evento di socialità e di comunità. Immagino questa call, questa chiamata a presentare i propri progetti abbia una data che sia, diciamo, anteriore a quella che stiamo vivendo, insomma. Sì. Quanto tempo fa è stata pubblicata? Allora, è stata pubblicata 2 settimane fa, scade il 18 aprile, quindi c'è ancora una settimana di tempo per candidare i progetti. Avete già proposte? Abbiamo già ricevuto proposte. Una cosa molto, diciamo, interessante che mi preme sottolineare da è dove appunto possono arrivare queste proposte? Allora, le proposte arrivano possono arrivare da varie associazioni, devono essere no profit. Abbiamo fatto questa scelta perché, essendo proprio progetti di comunità, non interessa avere il privato che organizza un evento di intrattenimento, ma una comunità che al limite decide quale forma di
di partecipazione culturale vuole mettere in atto. Può essere una piccola mostra, può essere una lettura, può essere una cena di comunità, può essere una piccola performance di danza. Sì. Le forme possono essere molto varie, ecco, non ci interessa, diciamo, l'evento perfetto, ma l'evento partecipato. Quindi possono candidare progetti associazioni culturali no profit di vario tipo, anche le associazioni studentesse, le stesse scuole che rappresentano di fatto una comunità, così come anche le parrocchie, proprio con l'obiettivo di mettere in circolo, di mettere a valore, perché ci sono tante energie sui quartieri, se pensiamo anche alle associazioni di quartiere che quotidianamente si prendono cura delle relazioni sociali e dello spazio, che possono candidare le proposte. C'è un form molto semplice. Devono arrivare da Matera sito. Da Potenza o possono arrivare? Devono arrivare da Matera e da Potenza, perché quest'anno abbiamo deciso appunto di celebrare anche l'amicizia fra queste due città, importantissimo il patrocinio di Potenza, città italiana dei giovani, che abbiamo proprio voluto inserire. Ringraziamo il Comune di Potenza per aver accolto questa proposta insieme al forum dei giovani del Comune di Potenza, mi sembra un segnale molto bello. Proprio perché riteniamo importante, anche in vista, alla luce di questo riconoscimento della città di Potenza, proprio di mettere a valore le iniziative che vengono dai giovani. E quindi fare in modo anche che i giovani diventino loro protagonisti della cura, no? Delle relazioni, certo, dei quartieri. Dicevi, c'è un form molto semplice da compilare. Allora, c'è un form molto semplice, basta andare sul sito, il progetto è in evidenza, si clicca, si apre un form molto semplice da compilare. Richiediamo fondamentalmente i dati che si chiedono sempre sulle associazioni, quindi il nome del proponente, una descrizione del progetto che faccia capire quali sono le finalità, e un quadro economico molto semplice. L'abbiamo fatto proprio di proposito, perché deve essere un modo non per bloccare, ma per invogliare. Ci sono una serie di valori a cui i progetti devono ispirarsi: condivisione, partecipazione, dono, perché ci si mette appunto, ci si scambia, no? Ci si mette a disposizione degli altri, frugalità, che vuol dire semplicità, deve essere una cosa facile da realizzare appunto anche per una piccola comunità di quartiere, e poi generosità, cioè proporre un'iniziativa che in qualche modo possa, i cui effetti possano durare nel tempo. Ecco, il quartiere, la valorizzazione del quartiere è un aspetto, prioritario dei progetti, cioè i progetti che vanno a valorizzare le periferie hanno, un valore aggiunto. Sì, è pensato proprio per i quartieri, è pensato meno per il centro delle città, certo, no? È pensato proprio per i quartieri, cioè per le aree periferiche, no? Che spesso marginalizzate. Sono sì ai margini, ma non per colpa di nessuno, proprio certe volte la morfologia delle città che comporta questa cosa. Invece ci piace riportare al centro un po' il tema dei quartieri, che è una cosa su cui abbiamo lavorato tanto negli altri, e quegli effetti positivi di quel lavoro ancora permangono, perché noi lo vediamo quotidianamente, ma forse mancava, no? In questo momento uno strumento di facilitazione perché quei processi potessero riprendere. Ecco perché abbiamo scelto proprio di rilanciare questo tema dei progetti di comunità, 10 sulla città di Matera, 10 sulla città di Potenza. Speriamo di avere proposte che in qualche maniera coprano tutta la città. Dopodiché queste proposte noi le organizzeremo in un piccolo cartellone, in modo tale che lo comunichiamo per intero, perché è tutta la giornata che diventa una festa, per cui le proposte possono svolgersi nell'arco di tutta la giornata, non è necessario che sia un serale, ma per esempio le scuole possono fare attività di mattina o anche in qualche quartiere, in modo tale che diventi veramente una festa collettiva per tutti. Quindi il 31 maggio sarà una grande festa, immagino. 10 progetti prenderanno vita a Matera e 10 a Potenza, quindi ci aspettiamo e speriamo che ci sia proprio un bel fermento e che la gente partecipi, ovviamente nei quartieri, le comunità dei quartieri siano presenti, ma ci auguriamo che in questo programma diluito nell'arco della giornata ci sia proprio una mobilità, no? Di cittadini che l'un l'altro si fanno visita, e quindi come bravi vicini si vanno partecipano l'uno alle iniziative dell'altro. Ecco, abbiamo lasciato in sospesa prima la questione rispetto alle proposte che sono già arrivate. Sì. Sono tante, ci sono? Sì, sì, c'è un buon numero di proposte, ci sono delle associazioni che ci stanno contattando ovviamente per chiedere chiarimenti. È possibile chiedere chiarimenti sul bando
c'è un'email di riferimento che è community@basilicata2019.it come il dominio, quindi chiunque abbia, diciamo, un dubbio su come, no, su alcuni campi del form ci può assolutamente contattare o tramite email o per telefono. Molte persone stanno comunque telefonando perché comunque noi lavoriamo e siamo aperti, quindi siamo assolutamente a disposizione per facilitare la partecipazione. Insomma, non è un bando per chi è più figo, per chi arriva prima, è un bando proprio per aiutare, no, diciamo, la partecipazione dal basso. Ecco, proprio a titolo ancora più semplificativo, ricordiamo un progetto di comunità del 2019. Allora, ce ne sono stati veramente tanti, ne cito uno su tutti, se vi ricordate, ce ne sono stati vari, ne cito forse un paio, ne ricordo, diciamo così, a memoria, forse anche di più. Proprio per la Festa Europea del Vicinato ci fu una sessione di gioco con zio Ludovico, a Casino Padula ci fu una grande festa della comunità del quartiere, quindi non nostra, di signore, un gruppo di signore di Agna che portarono lì un casaro perché volevano appunto, no, diciamo, mettere in luce proprio l'arte casearia, come si faceva le mozzarelle, il valore del latte, eccetera, eccetera. La comunità di San Pardo che invece aveva realizzato... Stiamo guardando delle immagini proprio, credo, relativamente. Esatto, sì, delle feste passate. Ci furono delle sessioni di lettura, facemmo dei laboratori anche di scrittura. A San Pardo ci fu tutta quell'operazione fatta per autocostruire le luci natalizie, vi ricordate quella, certo, bella installazione? Quindi ci sono stati veramente tantissimi progetti di tutti i tipi, ripeto, dalla cena di comunità alla musica dal vivo, al book crossing, a qualsiasi tipo di iniziativa che favorisca proprio lo scambio e lo stare insieme. Quindi allora tempo fino alle 23:59 del 18, sì, aprile 2024 per rappresentare, sì, le proprie proposte, fatevi avanti. Cos'altro? Assolutamente sì, insomma, noi speriamo di avere un buon riscontro anche da Potenza, stanno arrivando diverse sollecitazioni e diverse richieste. L'altro giorno ci ha contattato appunto anche proprio il forum dei giovani del comune di Potenza, perché loro si stanno molto attivando, no, in città, proprio per fare in modo che anche le tante associazioni, loro hanno tante associazioni studentesche a Potenza, ovviamente la presenza dell'università, sì, no, da tanti anni ha favorito il protagonismo giovanile studentesco, quindi loro si stanno proprio muovendo per fare in modo che tanti ragazzi, tanti giovani possano partecipare poi al bando. Bene, allora grazie Rita Orlando, responsabile della progettazione culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019, e insomma tenete d'occhio questo bando, partecipate perché c'è ancora tempo fino al 18 aprile alle 23:59. Grazie ancora, grazie ancora. Grazie.